Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Entrando nel merito del provvedimento, Presidente, io credo che il punto principale sia una caduta totale da parte di questo governo e questa maggioranza su un principio che un paese che vuole guardare al futuro pensando a una crescita dello stesso deve avere sempre ben presente, ovvero il concetto di meritocrazia. Perché i posti nel pubblico impiego non sono infiniti, anzi forse dovrebbero essere efficientati invece che continuare a fare assunzioni e magari anche ricalibrate la quantità di organico nelle varie aree, perché ci sono delle aree del paese dove l'organico forse è a livello eccessivo, altre invece dove non è sufficiente. E allora diciamolo. Grazie. Prima i concorsi non fateli neanche, tanto chi vince e chi perde alla fine dobbiamo prenderli. Grazie, tutti. Onorevole. Grazie, onorevole Bonanno. Si parla sempre di più di fuga di cervelli, si parla sempre di più di giovani senza una prospettiva e credo seriamente che questo provvedimento non aiuti quei miei coetanei che escono dall'università, che si sono impegnati, che in maniera meritocratica potrebbero entrare a far parte di quella pubblica amministrazione che viene spesso definita anche a torto un carrozzone e piena di persone non capaci. Proprio per evitare che si continui in questa direzione, noi chiediamo all'Aula di appoggiare questo emendamento. Noi dobbiamo fare in modo di aprire il più velocemente possibile e nella maniera più snella possibile questa partecipazione a quelle persone che dal punto di vista dell'aggiornamento e del pensiero magari aggiornato anche ad una mentalità nuova possano portare efficienza alla pubblica amministrazione e migliorarne il servizio. Quando esce la statistica sulla disoccupazione giovanile, che una volta all'anno ci racconta delle percentuali preoccupanti che abbiamo in questo paese di disoccupazione giovanile, sono tutti pronti a stracciarsi le vesti ed è sufficiente leggere le agenzie stampa per vedere che tutti i parlamentari, un po' di tutte le forze politiche, fanno un po' il canto per cercare di dare lavoro ai giovani e trovare le soluzioni. Qui la soluzione c'è, e cioè quella di dare la possibilità anche alle nuove generazioni di partecipare ai concorsi per le pubbliche amministrazioni. Non si capisce perché questa ipocrisia di piangersi addosso per la disoccupazione giovanile ma poi dimenticarsene ogni volta che c'è la possibilità di votare qualcosa in questo senso. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.